Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io sono contento di questi dati perché innanzitutto vuol dire che vinceremo le elezioni nella Regione Lazio, e questa è la notizia di questa sera, perché noi nel Lazio, io governo un'alleanza larga con dentro queste forze politiche su un programma, governiamo bene. Quindi quanti sono, ne ha di quelli lei? Tutti. Praticamente tutti. C'è anche Renzi. Sembra la bambina degli yogurt. No, adesso comunque le forze del campo largo sono rappresentate. Che cosa? Guardi, io penso che il Partito Democratico oggettivamente si è fatto carico in questi anni più di tutti di una cultura unitaria, fino ad essere accusato di essere subalterno. Prezzo, abbiamo sempre detto prima l'unità. In questo passaggio però, lo dico senza polemica, ma non c'è dubbio che la rottura unilaterale a poche settimane dal voto, comunque a poche settimane, a un anno dalla fine normale della legislatura, in una giornata drammatica non l'ha fatta il Partito Democratico. La rottura, non c'era nient'altro da dire, l'ha provocata per motivi che io non neanche giudico il Movimento 5 Stelle con quella scelta. Quindi è quella rottura che ha rotto una stagione unitaria, perché ha fatto prevalere un'identità. Poi io, proprio perché credo che sia netta e che Letta non poteva far altro, dico che non c'è dubbio che forse il regalo maggiore alla Meloni l'hanno fatto quelli che negli ultimi 3 anni hanno picconato il campo largo in maniera ideologica e un po' elitaria. Nome Zingaretti. A cominciare da Calenda, da Renzi, anche in un dibattito politico che noi sappiamo che hanno sempre visto nell'idea dello stare insieme un problema, quando la cultura unitaria invece ha dimostrato, ma come magari per loro è un problema stare con Conte e 5 Stelle, non stare insieme in generale. No, il problema è molto semplice, che se non per convinzione, quando esiste una legge maggioritaria, è un dovere preoccuparsi di concorrere per essere molto competitivi. E questo è accaduto, così come accade però nelle regioni. Però le do un dolore, Calenda ha fatto un accordo con lei e lo ha rotto, poi ha fatto un accordo con Letta e lo ha rotto. Ma guardi, non indaghiamo i motivi, ma ora è insidioso. Il dolore. Aspetti, è insidioso per i vostri elettori, perché è venuto e ha detto anche qui: il voto a me è l'unico voto utile per far tornare Draghi. Quindi votate me e non il Partito Democratico, perché con noi forti torna il governo Draghi. Ma è vero esattamente l'opposto, il dolore per gli elettori di Calenda, perché vede, il sistema maggioritario è fatto in gran parte di collegi. Nei collegi vince chi arriva primo e chi arriva secondo, concorrere per scalzare il primo. In nessun collegio italiano il partito di Calenda concorre per vincere il collegio, perché quindi, la possibilità di toglierlo al centrodestra, che è unito, è votare quell'alleanza che ha più chance di sottrarre alla destra il collegio. E quell'alleanza è quella del PD con i suoi alleati. In questo c'è l'errore politico drammatico di Carlo Calenda con la sua rottura, perché era sbagliato dire che non potevano esserci i contenuti, ma in realtà nel sistema maggioritario, ma questo lo sanno tutti, bisogna dire la verità, vince chi arriva primo. Chi arriva primo, tecnicamente, chi è più unito e concorre a togliere quel seggio, chi è più forte. Chi è più forte? Il PD e i suoi alleati. Quindi chiaro, qualsiasi scenario si determinerà in chi vince i collegi. Però lui promette questa cosa, risponda a questo, e poi ovviamente tocca a Fiorenza, lui promette questa cosa: io sono quello che offre Draghi, il PD non offre Draghi. Sì. Ma nessuno offre Draghi, possiamo sommessamente Draghi dire questo, Fiorenza, no, Sarzanini, guardi, qualcuno è in grado di offrire Draghi in questa campagna elettorale? Come il professor Draghi sa, ho un'immensa stima. E anche se poi mi sono dimesso, non certo per quel motivo, ho mantenuto un bellissimo rapporto. Però? Ma anche qui è una cosa singolare, perché Draghi non c'è, come quelli che nelle bancarelle al mercato vendono i Rolex, dice: ma quello è un Rolex? No, è una patacca, perché è fatto, è un falso. Non c'è. E quindi continuare a dire che si chiedono voti per un'ipotesi politica al terzo posto. Poi non voglio essere offensivo, però, è ben strano che si continua a evocare una cosa che non esiste, perché se andiamo Presidente, avanti così non riusciamo a farle nessun'altra domanda, però. Ma si nasconde che in verità l'alternativa è la Meloni, non è Draghi. Okay.